Allora, Enrico Parisi, tu hai questo doppio ruolo, presidente e giocatore dello Chicago Club. Parliamo però come presidente, voi avete finito quel campionato, avete vinto. È stato un campionato difficile, facile, ve lo aspettavate? Allora, di certo i presupposti erano quelli di vincere il campionato e per questo è stata allestita una squadra di livello. Poi nessun campionato è facile da vincere, non bastano i nomi, ma ci vuole l'impegno, la dedizione in campo, e questi ragazzi l'hanno egregiamente dimostrato. Adesso abbiamo l'ultima partita di campionato che però diciamo un fa testo per la vittoria. A Capo d'Orlando già abbiamo vinto il campionato, ma verrà assegnata la coppa per il capocannoniere, e quindi in Leeds abbiamo uno dei nostri giocatori, Massimo Giunta, che attualmente è in testa alla classifica marcatoria, e quindi puntiamo anche a questo ennesimo riconoscimento. Premio. Il prossimo anno ci sarà lo Scicli che sale in A2 e Ragusa che scende in A2, quindi ci sarà questo incontro, ci sarà forse la pallamano riprenderà a fuoco. Il prossimo anno si spera, sì, per entrambe le società che possono partecipare a queste due. Intanto il 5 e 6 maggio dovremo affrontare dei playoff di promozione, dovremo giocare contro Ancona, Chiaravalle e una tra Salerno e Pontina. Ah, quindi ancora il vostro quindi, passaggio non diciamo è ancora... che siamo con un piede e mezzo dentro, perché avendo vinto il girone interregionale potremmo anche chiedere il ripescaggio. Però l'obiettivo è quello di vincere e diventare la squadra di Serie B più forte del centro-sud Italia. E quando saranno questi playoff? I playoff sono in programma per il 5 e 6 maggio. Ancora è da definire la sede dove si faranno, ma sicuramente tra la Campania e il Lazio, insomma, vediamo, cioè questo comporterà una bella spesa. Finito questo campionato, con la speranza che si va in A2, il prossimo campionato sarà da rivedere nella squadra, ci sarà qualcosa che cambierà o ancora è troppo presto? Beh, sicuramente già abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare, su chi deve rimanere, su chi dovrà subentrare a questa squadra, perché sicuramente degli innesti vanno fatti, ma saranno innesti mirati, sarà gente d'esperienza, ma tutto il programma passa ovviamente per il lato economico, e quindi stiamo già cercando già da gennaio di impostare già la prossima stagione. Non è facile ovviamente, ma ci stiamo provando. Sì, perché il problema delle squadre è trovare chi possa sostenerle economicamente, ormai è veramente difficile questo passaggio. Sì, è difficile anche perché non ci sono più i contributi comunali, provinciali, quelli regionali sono ridotti quasi all'osso. E a proposito di comune, devo fare un appunto che ritengo grave per il comune di Scicli. Oggi una società di Scicli sportiva porta il nome di Scicli a livello interregionale vincendo un campionato tra Calabria e Sicilia. L'amministrazione, essendo invitata, non è stata presente. Questa è una cosa grave. Sì, diciamo, è una piccola offesa che magari si poteva evitare. Cioè, perché oggi c'erano presenti le istituzioni regionali della Federazione Pallamano, si aspettavano che ci fosse... cogliesse qualcuno, ma ci ritroviamo soli, e questo va, che mi dispiace, a disattendere le promesse fatte da questa amministrazione, che dimostra di lasciare sole le società sportive. Cioè, possono dire quello che vogliono, ma oggi alla premiazione qualcuno dovrebbe esserci. Non c'era nessuno presente dell'amministrazione, e questa è una cosa grave, è una cosa che ci dovranno spiegare. Allora, presidente, lei ha una visione un po' più ampia, perché è il presidente regionale. Com'è la palla a mano a livello regionale? Quali sono le problematiche che incontra e le prospettive che ci sono? Allora, io devo dire che da quando ci siamo insediati ho registrato che la pallamano, proprio in questo periodo, dal punto di vista dell'affluenza dei ragazzi, sta vivendo un momento importante, perché tutte le società hanno un bacino di giovanissimi atleti veramente un vivaio che vive. Un vivaio che vive, assolutamente sì. Frutto magari di tutta una serie di impegni individuali delle singole società, in cui stanno credendo sulla crescita, che non può non partire dalla base, certamente. Che fa? Ovviamente paga lo scotto di una situazione
complessivamente delle istituzioni e riguardante soprattutto la parte dell'impiantistica, che certamente è uno dei temi, perché comunque la pallamano, avendo la necessità di un campo molto più grande rispetto ad altri sport, è chiaro che la Sicilia, il territorio, non è dotatissimo di impianti polivalenti che hanno l'opportunità di ospitare anche la pallamano. Quest'ultimo campionato è stato un campionato interregionale, quindi abbiamo superato la fase regionale, la pallamano si proietta a livello un po' più ampio della sola isola siciliana? Ma sì, tenuto conto che il comitato regionale Sicilia è l'unico comitato in Italia, abbiamo con piacere, chi mi ha preceduto ha fatto sì di ospitare la squadra della Calabria nel nostro campionato e credo che comunque anche come prospettiva per i ragazzi varcare la soglia dello stretto è sempre un motivo di stimolo nel dare il proprio apporto nelle singole partite. Quindi insomma lei ci può confermare che la pallamano, pur essendo comunque uno sport diciamo minore rispetto al calcio che generalmente è più seguito, ha comunque una sua crescita? Sì, io direi che ha delle grossissime potenzialità. Basti pensare che c'è l'avvicinamento di tutta una serie di persone del mondo della pallamano che si stanno riavvicinando, quindi diciamo che probabilmente la percezione all'esterno di questo momento preciso è quello di che abbiamo trasmesso dell'entusiasmo. Ma il nostro obiettivo non è solo includere chi per un motivo o per un altro è andato via, ma certamente è quello di ampliarsi, di andare laddove non ci siamo ancora. Ad un genitore che volesse avvicinarsi alla pallamano, perché lei suggerisce di portare il proprio figlio o figlia in pallamano? Perché la pallamano ha tutto quello che un ragazzino dovrebbe ricercare, soprattutto il genitore per il proprio figlio, proprio perché ha dall'agonismo, l'obiettivo del gol, la palla, insomma, che è, diciamo, che è l'elemento prioritario. È uno sport dinamico, di coordinazione, uno sport di squadra dove la parte della collaborazione... E anche lo sport è tosto, bisogna crescere forti per giocare a pallamano. Abbastanza. Devo dire che i campionati maggiori sono molto tosti. Certamente il fair play nella nostra disciplina deve essere garantito, perché in uno sport come il nostro, dove ci sono dei contatti fisici così frequenti, se non c'è una mentalità che... Sì, di accettazione dell'avversario. Esattamente, non potrebbe coesistere.